Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, io vorrei innanzitutto fare una questione di pulizia linguistica. Il mio maestro Bobbio mi ha insegnato una bella definizione del termine terrorista. Diceva Bobbio: il terrorista è un rivoluzionario che è stato sconfitto. Israele nasce da azioni terroristiche, ma hanno vinto e sono diventati statisti. Ricordiamo soltanto il famosissimo, famigerato attentato all'Hotel King David del luglio del 1946, no? Che è un episodio simbolo. Le parole che noi stiamo sentendo... Sì, però Dorsi, scusi, quell'episodio, visto che lei fa lo storico, quell'episodio fatto dal movimento dell'Irgun, l'Irgun fu disarmato da... Certo, ma non è stato l'unico episodio, quello è un episodio clamoroso. Israele ha compiuto, e lo ha dimostrato, sui documenti ufficiali dei dirigenti israeliani, l'ha dimostrato Ilan Papé, ha compiuto una pulizia etnica e ha compiuto una sostituzione etnica e ha creduto di ripararsi con le armi, ha creduto di ripararsi con i muri, con l'Iron Dome. E la tutta la storia di Israele, tutta la storia di Israele, tutta la storia di Israele. E certo, tutta la storia di Israele è sostituzione etnica. Scusi, il libro di Ilan Papé che le consiglio di leggere si chiama proprio... Sì, lo conosciamo. È piuttosto discusso, non è che se ne cita uno e tutti gli altri. Guardi che quel libro è tutto fondato su documenti ufficiali di Golda Meir e degli altri dirigenti. Ma quindi secondo lei è un errore la nascita di Israele, mi pare di capire. Che non si può lavorare soltanto attraverso gli strumenti militari. La sua posizione, lei considera, citando Bobbio, a sproposito secondo me, lei non considera quindi Hamas un'associazione, un'organizzazione, per capire professore, un professore universitario Hamas. Autorevolissimo dice che, per capire, dice, un professore, lei io la considero autorevole, professore universitario, grande studioso di Gramsci e la conosciamo. Lei ci sta dicendo, e questo mi interessa, che per lei Hamas non è un'organizzazione terroristica. E quindi sostanzialmente, siccome non ce l'hanno ancora fatta, vengono considerati i reietti della storia. Ho capito bene? Non sono terroristi per lei. Detto che giochiamo sulle parole. Allora, se ce la facessero, come dire, a ottenere l'obiettivo di liberazione della Palestina, diventerebbero statisti. Hanno usato il terrore, usano il terrore. Per capire anche meglio, io credo, il 7 ottobre con le sue nefandezze, dobbiamo considerare, come è stato osservato recentemente da Michael Hart, dobbiamo capire che quello è stato quel tipico esempio di ferocia che si ha nelle rivolte carcerarie. Le rivolte carcerarie sono studiate appunto da tutti gli studiosi come un esempio di ferocia quando c'è la rivolta in un carcere. Sappiamo che Gaza è un carcere a cielo aperto e quindi questo ci dà una chiave in più per capire la ferocia. Mi sembra che quasi hanno... ma... trova... Ma comunque, se diamo notizia alla Ferrari e poi Cerno. Allora...